Salve, gente, sono Jackie, Gaming Knowledge, benvenuti in questo video di Don't Starve. Secondo gameplay che sto facendo subito dopo il primo, perché insomma ho un po' di tempo e visto che l'ho provato, continuiamo a provarlo, continuiamo a scoprire qualcosina mentre ci siamo. Allora, primo gameplay l'avete visto, credo. L'ho fatto così senza cam perché volevo capire se c'erano parti dello schermo che insomma è importante guardare. Sembrerebbe che in basso a sinistra può starci la mia testa, le mie spalle e parte delle mie braccia, quindi andiamo avanti così. Ah, wow! Questo arbusto non può essere attraversato. Poveretto, forse era un albero che stava tipo ricrescendo. Ho rialzato l'audio di gioco, magari in questo video terrò l'audio di gioco, vediamo un po' come viene il gameplay, se è troppo invasivo. Ma se va bene, perché sto notando che comunque le musiche sono abbastanza piacevoli, diciamo. Quanto consumo quando colpisco una farfalla? Sono a 39%. 38, consumo 1%. 1% ad ogni colpo in generale, non posso portare altra legna. Cosa ci faccio con questa legna? Boh. Questi alberelli sono alberelli che stanno ricrescendo. Non l'ho capito ancora. Allora, credo che adesso una cosa buona da fare sarebbe iniziare a provare a creare qualcosa. Questa è proprio un'isoletta, mi pare. Allora, nord e ad ovest. Non posso andare da nessuna parte, principalmente. Però a sud mi sembra che io possa spostarmi. Questi alberi sono diversi già. Questo proprio è un terreno diverso, un diverso bioma. Vediamo, scendiamo un po' in basso, vediamo un pochettino cosa c'è. Chissà se troviamo qualche bestia feroce, tipo. Cos'è questo? Red Mushroom. Sta dormendo? Ti ammazzo! Niente. Camminiamo con il fuoco pronto, che è meglio. Sto esplorando tutta la parte, diciamo, bassa. Fra poco, esatto, mi sono ricollegato alle zone che avevo già esplorato. Torniamo un po' qua verso destra. Va bene, mettiamoci qua. È bellissimo, guardate. Lo trovo molto carino intorno a questi alberelli. Allora, abbiamo fatto un fuoco. Un fuoco che forse posso aggiungere qualche legno. Vediamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho aggiunto tutti questi legni perché tanto, come vedete, qua intorno ho tantissimi alberi. Sono a 15 di legna. E vai, mi si è rotta qua la cosa. Perfetto. Suoniamo operativi. 17. Questi danno 2. Vabbè, ormai. Siamo a 19. Questo da 1. Ah, posso lasciare premuto comunque. Esatto, questo da 1. Va bene. Allora, vediamo un po' cosa possiamo costruire. Il martello smashes all kinds of things. Semplicemente, va bene. La torcia non mi serve. Trappola. Cattura piccole creature, wow. Posh and portable protection. Vediamo questa. Cos'è? Perché ho del rosso in... Oh mio Dio, sto morendo di fame, non me ne ero accorto. Merda. Merda. Allora, posso cuocerlo?
Merda, non ho spazio, devo toglierlo da qua. Ok, l'ho allontanato. No, maledizione, mi confondo ancora con i tasti. Merda, non mi sono accorto che stavo crepando di fame. Tra l'altro non ho raccolto molta roba. Maledizione. Morse, che cos'è il tuo? Il tacchino, forse? Si è rifatto giorno. Madonna, stiamo morendo di fame. Oggi non abbiamo bisogno di andare in giro. Devo semplicemente vedere un po' qua cosa c'è da costruire. Posso cucinare queste cose qua? Queste sono semi? Posso cucinare pure le bacche. Va bene, dai. Non c'è tipo cucina tutto, no? Va bene. Wow! Ah! Quando l'albero è così, significa... Ah, questi alberi stanno cadendo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mangiamo, vediamo un po'. Esatto, come le carote. Questo ripristina un bel po' di, diciamo, energia. Ok, ora lo stomaco è abbastanza pieno, non forse al massimo. Mangiamo una farfalla. Sì, al massimo, dovrebbe essere al massimo. Ok, raccogliamo queste mutande. Che è una trappola, ma in realtà sono, sembrano mutande. Ma sono io che ho qualche problema. Ma questa è una trappola. Pretty parasol. Ok, ma... Equipaggia. Ah, wow. Ah, Pretty parasol, ombrellino, ombrello carino. Oh mio Dio, ma che... Vabbè. Equipaggiamo questo. Ora non ho più spazio per nulla. Nemmeno per le bacche. Preziosissime bacche. Cuciniamo questo. Non posso... Sì, posso cucinarlo. Ok. Ho troppa roba inutile, maledizione. E vabbè. Allora, vediamo se qua intorno troviamo qualche pietra, magari picconiamo un po'. Qua c'è forse un clima più freddo, gli alberi muoiono in queste parti più scure, invece nelle parti verdi gli alberi non cadono in quel modo. Siamo in una spiaggia. Una spiaggia o della o steppa, cos'è? Oh mio Dio, qua c'è da divertirsi con i conigli. Posso farcela. Ok, non posso nemmeno raccoglierla. Scusate animalisti, scusatemi. Giuro che userò questa carne. Allora, ovviamente scherzo, eh. Non voglio prendere in giro nessuno. Perché è comparsa questa cosa? Ah, ok, questo è un equipaggiamento. Un equipaggiamento. Ok, grande. Mi sento un selvaggio adesso. Queste sono le invenzioni. Summoning to soothe the nerves. Ok, questo forse serve a far aumentare là quella cosa dove c'è disegnato tipo il cervello. Helps you stay cool and dry. Facciamoci il cappellino. Bellissimo. Ok. Posso anche fare questa? Non... Merda. Allora. Posiamo questo qua. Ah, ok. È un cappello alla volta. E si consuma il cappello pian piano. Ok, mangiamo. Ok, è difficile gestire l'inventario, maledizione. Ho raccolto troppi fiori, non so cosa farci con questi fiori. Diamo un'occhiata, diciamo qui se c'è qualcosa che si costruisce appunto. Allora, vediamo un po'.
Qua mi serve per forza l'oro. Senza l'oro non posso andare avanti. Fire pit. Ok, servono solo le pietre. A safe and more efficient campfire. Serve 2 di legno e 12 pietre. A proposito di pietre, va. Ok. Qua c'è una pietra vicina. No! Devo equipaggiarlo. Ok. Forza, lavora! Ah, lasciando premuto A anche raccoglie tutto, va bene. Ok. Qualche altra pietra qua intorno? Sì, qua ce n'è un'altra, perfetto. Questa notte facciamo l'altro campfire. Quello più efficiente. Questo cos'è? Niente, mi sembrava qualcosa. Oh mio Dio! No! Entriamo? Oh mio Dio, wow! Chance compels me to jump in. Ok, si sta facendo notte. Sta facendo. No, non mi bastano le pietre. Oh, oh, oh. No, merda! Pianta, 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 cazzo! Piantalo! Piantalo, merda! Perché non lo pianta? Oh, cazzo, mamma mia! Mamma mia, ce la siamo vista bruttissima! Mamma mia, che paura, porca troia! Devo lasciare premuto il tasto! Sta cazzo di pagliuzza dovevo prendere. Mancava una pietra e qua una pagliuzza, maledizione, oh. Mio Dio. E credo che la mia sanità mentale sia scesa. Aiuto! C'è una strana ombra! Ma cos'è? Alimenta sto coso. Oh mio Dio. Allora, ho qualcosa da cucinare. Sì, i semi, cucinami i semi. Mi è cresciuta la barba, si è fatto giorno. Ma affanculo, maledizione, no. Oh. Maledizione, faccio sempre stronzate. Porca troia. C'è qualcos'altro che posso cucinare? Ah. Vaffanculo. I colori sono un po' strani. No, add fuel. Ok, no, va bene. La giornata è passata. Cucina e mangia. Allora, la mia sanità mentale sta diminuendo. Credo. Sì, perfetto. Guardate là, in alto a destra. Il segno del cervello. Sta aumentando. Grazie a questa ghirlanda che mi sono messo in testa. Fanculo. Oh oh. Aiuto. Merda, sono tanti. Sono tanti. Chissà se posso batterli. Ho anche poca energia, non posso batterli. Devo scappare. Qua c'è un'altra carota. Là ce n'è un'altra. Raccogliamola e poi andiamo a cucinare. Tantissime carote. Lasciatemi in pace. Ok. Cucina. Però devo allontanarle. Ecco, così. Vabbè, dovrebbe andare bene. Ora velocemente. Cucina, cucina, cucina. Raccogli, raccogli, veloce, raccogli tutto.
compaiono delle strane ombre, guardate, la vedete questa? Qua? Che cazzo è? Non è che c'è una specie di mondo parallelo? Allora, mangiamo. Va bene. Adesso va meglio, un fungo, dai. Dai, cuciniamo pure questo fungo. Mi devo ancora abituare con i tasti, li sbaglio sempre. Il parasole è danneggiato perché non capisco. La mia energia invece è molto bassa, non aumenta. Sono estremamente confuso. Non capisco cos'è quell'ombra che vedo. Gameplay che è iniziato in maniera molto calma e adesso sono un po' in brutte situazioni, perché appunto questa mia sanità mentale, credo la chiamo così, sembra essere scesa. Finché non attacco le abbie non mi dicono nulla. Se gli tolgo il fiore, no, non posso toglierglielo. Quel coso deve avere però del miele. Un coniglio, ok. Poi alla fine la carne del coniglio non mi ricordo se l'ho presa. Equipaggia. Dai, 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 dai. Ok. Allora, per adesso a livello di cibo andiamo bene, posso passare la notte. Devo raccogliere questi cosi che sono più preziosi di quello che pensassi. Allora, qui intorno c'è un bel po' di cibo, quindi questa notte potrei fare un fuoco, diciamo qui, in modo da poi poter raccogliere e fare cibo. Sfortunatamente la situazione è un po', diciamo, ferma. Oh mio Dio, cosa ho trovato? Evil Flower, Dark Petals. Muro di pietra. Mio Dio, cos'è? Cos'è questa zona? Una scopa? No. Spear, come si chiama? Una specie di lancia. Lancia dovrebbe essere spear. La sanità mentale di nuovo scende, maledizione, perché? Come si fa? Cosa devo fare? Maledizione questo gioco. Allora, qua vicino non ho cibo, però tutte queste cose che sono veramente interessanti. Proviamo ad attaccare. Boh, l'ho buttato a terra, ma non so a cosa serva. Boh. Serve solo a consumare i miei oggetti. Vabbè. Vabbè, sta facendo notte, dai. Non indugiamo ulteriormente. Possiamo fare il campfire grande, maledizione. Ok. Queste strane ombre, prima, non so, prima non c'erano, non me le ricordavo. Boh, lo usiamo come carburante sto ombrello di merda che non è servito a nulla. Allora, cuciniamo la carne e la mangiamo. Ok. Poi, boh, non so ora cosa fare. Vediamo questo box qua. Ispeziona. Dismay control the polarity of the whole universe. Potrebbe controllare la polarità dell'intero universo, cioè in che senso? Polarità tipo forse la gravità, l'ordine gravitazionale, boh. Cosa devo farci? Boh, potrebbe essere una specie di oggetto raro. Boh, allora. Così non possiamo andare avanti. Devo fare un po' spazio nell'inventario. Piazziamo sti alberi qua.
Almeno questo è un luogo che potrei ricordare più facilmente. Si rifà giorno. Oh merda. Merda. Sembrava un'ape morta. Non posso combattere attualmente. Già che la mia sanità mentale continua. Ora sta salendo di nuovo. Non so perché, ma va bene, sta salendo. Forse stando vicino al fuoco, tipo. Ok, abbiamo un'arma, credo. Dovrebbe essere un'arma. Sono molto molto confuso, non so cosa fare. La mia energia poi non sale, Madonna. Sto cercando qualcosa da mangiare. Qua ci sono le carote, ma non posso raccoglierle. Ho queste bacche. Un coniglio nero? Wow. Beh, non è entrato nella tana. Ti prendo, maledetto. Ora. Bastardo. Io ce la farò. Maledetto! Maledetto, guarda, guarda come cambia direzione, bastardo! Dove mi sta portando? Cornuto, maledetto! Dall'altra parte del mondo! Oh! Ah, ok, ora mi sento soddisfatto. Mangiamoci i semi qua così. Ah, che situazione di merda. Arriva di nuovo il tramonto. Oh mio Dio, è già tutto estremamente buio. Buiissimo, stavo dicendo. Aiuto, voglio tornare indietro dove avevo quel campfire. Ok, ce l'ho fatta. Il campfire è ancora acceso e gli alberi spuntano. Questo è fantastico. Monster Meat? Come mo... Non era un coniglio, era un mostro? Oh mio Dio, questo non me l'aspettavo. Comunque questo campfire dura all'infinito. Inoltre quando faccio drop poso tutti i legni. Wow, questo non lo sapevo. Ma non è che posso mettere le cose in questo... No. O forse sì. No. Non posso mettere la roba dentro questo oggetto. Sono questi qua, fiori del male, vediamo un po'. Cosa? Le talpe. Vediamo questi fiori del male, Dark Petals. No. Petals. Dove cazzo sono? Forse questo, Dark Petals sono. Trappola. Piazziamo una trappola, va. Ecco qua, cioè come drop in spec, come funziona? Vabbè, lasciamola qua. Questo adesso è il nostro campo praticamente. Abbiamo trovato una piccola base, diciamo. Vabbè. Cuociamo e mangiamo semi per sopravvivere. La nostra sanità mentale si mantiene più o meno stabile, scende e poi risale, almeno spero che risalirà. Ah, non possiamo costruire nulla se non delle nuove ghirlande. Non so se... Facciamo la prova, proviamo a mettergli delle nuove ghirlande. Magari la sanità mentale gli risale. Vediamo, equipaggiamo. No. No. Esattamente uguale. Queste rovinate le lasciamo a terra. Così scopriamo anche se gli oggetti lasciati a terra rimangono lì o no. Le farfalle... Sono in giallo, guardate. Forse stanno andando a male. I think that was... Oh, merda, 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 dove... Oh, il legno. Cazzo, 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 raccogli il legno. Oh, merda. Oh, merda. Oh. Cos'è questo, guardate? Ho capito. Forse ho capito, sono cose che vede lui, perché la sanità mentale... Sta perdendo la sanità mentale. Non sono cose vere, se le immagina. Credo sia così.
Sarebbe incredibile, è fighissimo se fosse così. E credo sia così. Lasciamo qua anche questa cenere. Non le pietre. Oh mio Dio. Forse l'ombrellino alla fine mi fa aumentare la sanità mentale. Boh. Lasciamo stare, non sprechiamo le risorse. Non so perché, ma ho l'impressione che col cappello le cose peggiorano. Si è fermato. Continuo a guardare il segno là del cervello. Mettiamo le ghirlande. Ok, ora aumentano. Forse sarebbe meglio metterle e toglierle ogni tanto. Allora, la nostra energia sta riaumentando. Siamo al settimo giorno. Mi sento abbastanza tranquillo stando qui intorno. Credo che cercherò di continuare ad alimentare questo fuoco. Eliminando magari gli alberi più grandi. Cosa? Ah, non ho la cosa giusta equipaggiata. Ok. Quindi insomma, sì, credo che rimarrò qua intorno, continuerò ad esplorare, a cercare di ottimizzare, diciamo, l'equipaggiamento. E appena mi sentirò pronto, che magari avremo più energia, proveremo ad attaccare, interagire con quegli alveari. Vediamo un po', magari riusciamo a raccogliere del miele, magari mangiamo qualcosa di dolce, ci aumenta la sanità mentale, non lo so. Perciò niente, aspettiamo il prossimo salvataggio e ci vediamo al prossimo video. Eccoci qua. Saluti da Gaming & Knowledge.